Un saluto a tutti i nostri amici italiani che sono qua presenti fra noi a pregare per Vittorio e per tutti quelli che sono caduti in questo stupido conflitto. Preghiamo il Signore perché veramente ci dà una pace vera, una pace che dura, una pace ha come base la giustizia. Che abbiamo letto oggi è molto bello, perché i capi dei rabbini hanno detto una cosa importante, e l'ha detto perché è capo, l'ha detto chiaramente nel Vangelo, non l'ha detto perché così, ma perché era rabbino in quel momento, e ha detto è meglio che uno muore per tutto il popolo, così sia. Gesù è morto per tutti noi. Gesù è morto per una cosa giusta. La morte del nostro fratello Vittorio è una partecipazione in questa morte del nostro Dio, del nostro Gesù, che ha dato sua vita per una causa giusta. Ha dato la sua vita per il popolo che ha amato tanto, che ha amato tanto. Tutti noi siamo molto vicini, anche se non lo conosciamo e non conosciamo sua famiglia, siamo molto vicini a lui, a tutti i suoi confratelli. Perché questa morte, questa partecipazione alla morte del nostro Signore, per la causa giusta, sia veramente un passo per la giustizia, per la pace, perché il Signore realizza tutti i sogni che aveva intorno per queste terre e non solo, ma anche per tutto il mondo. Che Dio ci darà questa pace, ci darà la serenità, ci darà la giustizia. Amen. Questa celebrazione, la nostra piccola e grande comunità,